Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come prevenire l'epatite. La prevenzione dell'epatite dipende dal tipo di epatite di cui si sta cercando di proteggersi. Ci sono diversi tipi di epatite, tra cui l'epatite A, l'epatite B, l'epatite C e altri. Ecco alcune strategie di prevenzione per le epatite più comuni. Vaccinazione. Per l'epatite A e l'epatite B esistono vaccini sicuri ed efficaci. La vaccinazione è il modo migliore per prevenire queste forme di epatite. Le persone a rischio dovrebbero essere vaccinate, e ciò include i viaggiatori in aree a rischio per l'epatite A e le persone esposte a rischio per l'epatite B, come i professionisti sanitari e le persone che hanno rapporti sessuali non protetti. Igiene delle mani. L'epatite A può essere trasmessa attraverso il contatto con feci infette. Per prevenire la diffusione dell'epatite A, è importante lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo aver usato il bagno e prima di mangiare o manipolare cibo. Pratiche sessuali sicure. Per prevenire l'epatite B e l'epatite C, è importante utilizzare preservativi durante i rapporti sessuali e praticare pratiche sessuali sicure. La vaccinazione per l'epatite B è anche un importante mezzo di prevenzione. Evitare l'uso di droghe iniettabili. L'epatite C è spesso trasmessa attraverso l'uso di droghe iniettabili con aghi condivisi. Evitare l'uso di droghe iniettabili e non condividere mai aghi o strumenti è fondamentale per prevenire l'epatite C. Precauzioni mediche. Durante procedure mediche o odontoiatriche, è importante assicurarsi che vengano utilizzati strumenti sterili e monouso per evitare la trasmissione dell'epatite. Inoltre, i professionisti sanitari devono seguire rigorose procedure di controllo delle infezioni. Controllo del sangue e delle donazioni. I donatori di sangue e i fornitori di servizi sanitari devono seguire le norme di controllo del sangue e dello screening per garantire che il sangue e i prodotti ematici siano sicuri da epatite e altre infezioni. Evitare il contatto diretto con il sangue infetto. Evitare il contatto diretto con il sangue di una persona infetta, ad esempio non condividendo oggetti personali come rasoi o spazzolini da denti. Epatite A. Per prevenire l'epatite A, evitare il consumo di acqua o cibo contaminato in aree a rischio e seguire pratiche igieniche adeguate. Epatite E. L'epatite è spesso trasmessa attraverso l'acqua contaminata e il cibo. Evitare il consumo di acqua non potabile e cibo non cotto o non adeguatamente cotto in aree a rischio può aiutare a prevenire questa forma di epatite. La prevenzione delle epatiti richiede la consapevolezza dei fattori di rischio specifici per ciascun tipo di epatite e l'adozione di misure preventive adeguate. Se si è a rischio di contrarre l'epatite o si sospetta di essere stato esposti a un rischio, è importante consultare un medico o un professionista sanitario per la valutazione del rischio e per determinare se è necessario il vaccino o altre precauzioni specifiche. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.